Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. Seduta seconda commissione del 30 agosto 2021. Sono le ore 8 e 47. Appello. Di Gesù. Presente. Aiello. Presente. Figuccia. Presento. Tre presenti. Siamo presenti in tre, la seduta è in numero legale. Dichiaro aperta la seduta. Buongiorno consiglieri, buongiorno segretari. Oggi abbiamo all'ordine del giorno una proposta. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Se possiamo darne lettura. Sì. Proposta di deliberazione Utudur Education, educazione all'aperto. Premesso che il decreto legislativo del 13 aprile 2017, numero 65, istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni, indicando nella formazione continua in servizio e nel coordinamento pedagogico territoriale due strumenti fondamentali per sostenere la costruzione del sistema integrato e la sua qualificazione. Scendiamo. Un attimo, che c'è il computer che non risponde. Ecco qua. Sì, quindi la costruzione del sistema integrato e la sua qualificazione. Considerato che Utdur Education significa letteralmente educazione all'aperto e intende tutte le attività educative, anche non strettamente curriculari, che vengono svolte all'aperto da scuole, associazioni di vario tipo e anche dagli enti locali, considerato fondamentale introdurre e sostenere la possibilità dell'educazione sperimentale all'aperto, intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio. Considerato che l'educazione sperimentale all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini. Considerato che stare all'aria aperta insieme ai propri coetanei accresce le capacità sociali dei bambini e delle bambine che, messi in un contesto diverso da quello dell'aula scolastica, sono spinti a stare in relazione con se stessi e con gli altri in modo differente. Considerate inoltre che alcune attività aumentano la consapevolezza verso i temi del rispetto dell'ambiente, della percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e mente. Considerato che l'emergenza Covid-19 ha posto anche il mondo della scuola davanti a prove inaspettate e scelte difficili, il distanziamento cautelativo che i bambini e le bambine all'interno delle loro aule dovranno sostenere pone in essere le difficoltà che gli ambienti chiusi in questo caso rappresentano, a fronte di questa situazione è necessario garantire al bambino e alle famiglie una maggiore sicurezza sanitaria. Le ore da dedicare alla scuola all'aperto, già sperimentate a livello nazionale e internazionale, si inseriscono perfettamente in questo frangente. Il Consiglio della quinta circoscrizione impegna il Sindaco e la Giunta a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché si rafforzino le pratiche di Education Outdoor nella quinta circoscrizione, destinando le risorse economiche necessarie per supportare la progettazione di queste nuove esperienze. Consigliere Umberto Losardo. Grazie segretaria. La proposta a me appare abbastanza chiara.
fare l'attività all'aperto sicuramente accresce le capacità sociali, come c'era scritto nella proposta, dei bambini, e quindi sviluppa appunto le relazioni non solo con se stesse ma con gli altri, e anche la consapevolezza verso temi quali ad esempio il rispetto ambientale o la salute del corpo e della mente. Mi pare di capire che l'outdoor prenda spunto da quello che è lo scautismo. Infatti lo scautismo, alla base dello scautismo ci sono, c'è la promozione delle attività di socializzazione. Per quel che ne so io, negli ultimi anni, soprattutto le scuole primarie, sia pubbliche che private, hanno sfruttato questo tipo di insegnamento, o meglio questo tipo di attività, perché comunque le attività non sono legate solo esclusivamente a quelle scolastiche, ma anche attività di svago, e hanno sfruttato appunto i cortili delle scuole o i parchi, i giardini, appunto da destinare non solo al divertimento ma anche all'apprendimento. Io onestamente vorrei approfondire meglio questa proposta, in modo da capire appunto se occorrono delle autorizzazioni particolari oppure il ruolo dei dirigenti scolastici e delle insegnanti. Sicuramente il periodo promuove questa iniziativa, perché col Covid-19 lo sappiamo tutti, le attività all'aperto, poi diciamo a Palermo la bella stagione dura anche fino a ottobre, diciamo, abbiamo il sole, è possibile stare fuori. Quindi sì, secondo me è un'attività che andrebbe incentivata. Se siete d'accordo, rimaniamo collegati e approfondiamo un attimino la questione. Concordo, Simone. Ok. Va bene, allora rimanendo collegati ci risentiamo verso le 9:20, d'accordo? D'accordo. Io sono collegata per qualsiasi cosa. A dopo. A dopo. Anch'io sono collegato.
Consiglieri, ci siete? Io sì. Ok, io, se volete riprendiamo. Io ho trovato qualcosa di interessante sicuramente. E allora aspettiamo la tua delucidazione. Ok, i segretari ci sono, sì? Sì, certo. Ok, perfetto. Io ho trovato, come dicevo, una serie di informazioni. Come abbiamo già detto, l'iniziativa è destinata soprattutto ai bambini delle scuole primarie. Devo dire che è ben vista dai dirigenti scolastici, dagli insegnanti, dagli educatori e anche dai genitori che hanno maturato la convinzione che dei benefici psicofisici che possono derivare dalle lezioni all'aperto e appunto dalla validità di questo approccio educativo incentrato sull'integrazione con la natura. Tra l'altro ho anche trovato uno studio scientifico condotto da un gruppo di scienziati statunitensi che ha notato che studiare all'aria aperta migliora il rendimento scolastico dei bambini. Infatti da questo studio è emerso che dopo un ciclo di lezioni fatte fuori e dentro le aule è stato misurato il livello di attenzione in un campione di bambini e ci si è accorti che con lo studio all'aperto i bambini mostrano una maggiore concentrazione, un maggiore coinvolgimento e anche una maggiore rapidità nell'eseguire i compiti. Ho trovato anche due esempi in Italia di scuola proprio all'aperto. È il primo che è un po' il pioniere di questa iniziativa, perché tutto è partito da questa scuola, a Bologna, ed è la scuola Fortuzzi dei Giardini Margherita, che è una vera e propria scuola all'aperto, praticamente anche in inverno. I bambini, quando ovviamente è possibile, fanno lezione all'aperto. Ovviamente la scuola si è equipaggiata in maniera, diciamo, idonea, ha comprato stivaletti, coperte, banchi portatili e in questa scuola praticamente si predilige l'insegnamento fuori, all'aperto praticamente, tutto l'anno. E oltretutto vengono seguite norme igieniche ben precise. Un'altra scuola è il nido che si chiama Dada e si trova a Milano, dove sono stati organizzati 700 metri quadri di spazio esterno con cascate, prati, un orto dove i bambini coltivano i loro ortaggi e anche qui, ad esempio, per tutto l'anno vengono svolte le lezioni all'aperto. Ora, per poter fare queste lezioni occorrono una serie di requisiti. In primis l'idoneità degli spazi e in secondo luogo anche le coperture assicurative, occorrono delle coperture assicurative. E il percorso, leggevo che può sembrare, diciamo, abbastanza lungo per ottenere delle autorizzazioni, però è stato istituito una figura che è appunto una figura professionale riconosciuta a tutti gli effetti, che aiuta appunto i dirigenti scolastici che vogliono portare avanti questa iniziativa, e questa figura è quella del facilitatore per la sperimentazione nelle scuole all'aperto. Quindi questa figura che cosa fa? Segue un po' tutto il percorso, accompagnando i dirigenti scolastici, e verifica l'idoneità degli spazi, oppure li aiuta per ottenere queste coperture assicurative. A me veniva da pensare che in quinta circoscrizione abbiamo moltissime scuole con aree verdi, che però purtroppo sono spesso in stato di abbandono. In primis mi viene da pensare alla Whitaker, la scuola Whitaker ai giardini della Zisa, che hanno uno spazio esterno grandissimo che è inutilizzato. Praticamente è diventato un deposito di materiali, ora non so, è in stato di abbandono. Lo stesso l'arcobaleno in via Silvestri, che ha all'ingresso due aree piccoline che potrebbero essere utilizzate per attività, per orti, che spesso e volentieri non possono utilizzare perché cresce una
un'erba che è, a quanto ho capito, una pianta che può dare allergie, può dare problemi ai bambini, quindi le insegnanti non, spesso e volentieri non fanno utilizzare quest'area esterna. C'è poi la Rita Levi Montalcini che ha un sacco di spazio. Poi, per quanto riguarda Borgo Nuovo, dico, siccome queste attività si svolgono anche in parchi, c'è Parco Tinderi che potrebbe essere riqualificato in parte proprio per destinarlo a queste attività. I bambini potrebbero fare questa educazione motoria fuori, oppure questo è un corso di ecologia, si potrebbero organizzare delle attività che promuovono il riciclo, cioè, tantissime cose si potrebbero fare. Il problema è che appunto occorrono gli spazi idonei. Io mi auguro veramente che l'amministrazione prenda spunto da questa proposta, che io voterò sicuramente favorevolmente, e che si attivi affinché si possano realizzare questi spazi. Avete qualcosa da aggiungere? Io da parte mia ritengo che hai fatto uno studio da 110 e lode, per cui tutto, niente da aggiungere. Grazie. Se siete d'accordo possiamo anche metterla ai voti. Man mano. Da parte mia sì. Ok, procediamo con la votazione per appello nominale. Si procede alla votazione della proposta Outdoor Education, educazione all'aperto. Di Gesù. Favorevole. Aiello. Favorevole. Figuccia. Favorevole. 3 presenti, 3 voti favorevoli. 3 voti favorevoli, la proposta è approvata. Consiglieri, se non c'è altro da aggiungere, io chiuderei la seduta. Grazie Presidente. Una buona Grazie. giornata a tutti, la seduta è chiusa. Problema. Arrivederci. Ci vediamo domani. Sì.